Detto questo, è sempre meglio parlare di derby con chi lo vede da posizione terza, da neutrale, e magari poi scopri che molte cose coincidono, però sicuramente è più attendibile, no? E lo facciamo con uno che di calcio ne capisce. Soprattutto è molto piacevole parlarne con lui. Assolutamente, peraltro oggi è pure il suo compleanno. Tanti auguri. Buon compleanno a Massimo Orlando! Ciao, ciao Franci, buon pomeriggio a tutti. Dai, festeggiamo, grazie per gli auguri, festeggiamo anche No, so che a te poi non se... piace, quindi te l'ho fatto apposta. No, no, brava, brava, non piace, però parliamo di calcio, va che è meglio. Allora, ci facciamo aiutare, abbiamo spesso parlato di campionato, ci siamo sentiti spesso, Massimo, abbiamo bisogno di un supporto neutrale per analizzare quella che è stata la gara di ieri sera. Per quel che mi riguarda, io sono partita dicendo, parto dalla Roma perché la Roma lo ha vinto, può non piacere, ma questo è una partita che ha giocato con esperienza. Contava molto il risultato, ha lasciato da parte i fronzoli, ha giocato per il punto, come per la casualità del calcio, a volte queste partite ti capita anche di andarle a vincere pur non avendole particolarmente cercato. La Roma è stata molto squadra, molto più furba. Sì, concordo, analisi perfetta la tua perché la Roma è inferiore alla Lazio in questo periodo, cosa che abbiamo detto tutti più volte. E ieri ha fatto fare la partita alla Lazio, si è messa a difendere, lo ha fatto bene, sicuramente aveva una condizione fisica, ha una condizione fisica superiore perché la Lazio ha giocato quei 120 minuti di grandissima intensità, perdendo poi con la Juventus immeritatamente perché io ho avuto un problema col telefono, non ci siamo Che te sentiti, passi, però no? quella partita veramente credo che sia rimasta nella testa e nelle gambe dei giocatori della Lazio e l'ha portata a casa la Roma ieri la vittoria. Certo che quando tu pareggi a 10 minuti alla fine devi metterti lì in difesa a far capire che ti va bene il punto, perché a quel punto un punto era fondamentale, adesso le cose si sono complicate. Allora ti chiedo, la Roma ha deciso di difendersi bassa, di chiudere gli spazi, spesso ha fatto una difesa a 5 con De Rossi addirittura a schermo davanti, che secondo me ha fatto una gran partita De Rossi. La Lazio per un'ora è vero che ha tenuto il pallino del gioco, ha avuto anche le sue occasioni, però spesso è andata a sbattere contro questo muro. Ti chiedo, c'era qualcosa in più che poteva essere fatta a livello di tattico in campo per cercare di aprirli, di sorprenderli, forse muovere la palla con più velocità, anche se la Roma te l'ha resa complicatissimo questo tipo di soluzione. Sì, però è vero, tutto vero, però quando trovi una squadra ben organizzata, che sia la Roma, che sia un'altra squadra, che ti chiude tutti gli spazi, che praticamente gioca dentro la propria metà campo, trovare soluzioni è davvero molto difficile. È chiaro che la Lazio ha dei giocatori in grado di fare la giocata e di trovare poi la soluzione in fase offensiva, però davvero ieri la Roma ha fatto un'ottima prestazione in fase difensiva. Poi le partite, quando si difende, è più facile difendersi che non fare la partita. Certo. Ripeto, la Roma se avesse fatto la partita, se avesse provato a fare la partita, l'avrebbe persa perché la Lazio è superiore, secondo me, in questo momento e la Roma solamente con le ripartenze, con i Turbe, con i Barbo, giocatori velocissimi, poi ha sfruttato le occasioni. È forse l'unico difetto della Lazio di quest'anno che spesso ha cercato di andare a vincere partite anche quando magari il fisico non era come dovrebbe essere, quando cerchi un forcing del genere. Ripeto, io mercoledì dopo la partita con la Juventus a una domanda del mio collega ho risposto che avrebbe fatto molto male al morale e alle gambe, alla parte fisica, alla sconfitta, perché 120 minuti e tu porti a casa una coppa, comunque vincere aiuta a vincere e aiuta anche a farti star bene fisicamente laddove comunque non arriva il fisico per ovvi motivi. Ed è per questo che secondo me
Stefano Pioli, che io ho elogiato veramente per tutto l'anno come tutti, credo che ieri dovesse, dopo il gol, dire: ragazzi, ora fermiamoci qui, tanto loro, perché si fanno queste cose nel calcio, loro non avrebbero avuto la forza di andare e anche di rischiare di andare a perdere la partita, e te dovevi accontentarti, ecco. È questa, secondo me, l'unica cosa che ha sbagliato Pioli e i suoi giocatori. Anche se, come mi fanno dare Davide, non è che la Lazio ha preso il gol del, il secondo gol della Roma su una ripartenza, perché si è fatta trovare impreparata o comunque scoperta. Un calcio di punizione a 30 metri dalla porta lo puoi anche concedere. No, certo, palla inattiva può sempre succedere, sono le situazioni più pericolose, però è proprio l'atteggiamento, cioè tu devi metterti lì gli ultimi 10 minuti, anche se è un derby, anche se è sentitissimo, anche se poi la gente avrebbe parlato di punto che stava bene da una parte all'altra, io mi sarei messo nella mia metà campo e avrei fatto capire: ragazzi, qui ormai è finita, sta bene a tutte e due. Poi, come diceva giustamente Davide, è venuta da un calcio di punizione da 30 metri. Si può dire tutto, solo che dispiace che delle volte il calcio è veramente assurdo, perché fino a 7 giorni fa la Lazio aveva quasi tutto in mano e adesso rischia di vanificare tutto. E questo è abbastanza assurdo per la squadra e per quello che ha fatto vedere in tutta questa stagione. Davide. Sì, Massimo, io non solo sulla punizione, no, però riconduco molto di quello che è successo ieri alla casualità, all'episodicità del calcio, no? Anche se forse sembra banale, però come tu giustamente analizzavi, la Roma ha chiuso gli spazi, ha fatto l'unica partita che probabilmente in quel momento, in questo preciso frangente della stagione, potesse fare, e l'episodio magari ti avrebbe consentito dopo 10 minuti di trovare il vantaggio conclose, così non è stato. La Lazio ha provato a gestirla creando meno rispetto al solito, ma c'è sempre un avversario in campo. Dopo il pareggio io sono strada d'accordo, bisognava portarsi a casa il punto, però arriva tutto da un episodio, da una palla inattiva, come sottolinea anche Pioli, no? Quindi secondo me poi, ripeto, c'è molto del parlare oggi di una Roma che l'ha interpretata alla perfezione, di una Lazio che ha sbagliato l'atteggiamento, l'ha preparata in quel modo e quel modo se l'è portata a casa. Le parole hanno un peso, non che l'ha preparata. Voleva fare quel tipo di partita, okay. E quel tipo di partita ha fatto. E quel tipo di partita le ha consentito, grazie alla conquista degli episodi, di portarla a casa. Però oggi parlare di errori della Lazio, a me sinceramente... Posso aprire e chiudere una parentesi però, Davide? Qui chiedo il supporto anche di Massimo. Non è esattamente così, nel senso che la Roma può preparare quel tipo di partita. Se la Lazio prepara quel tipo di partita e se la gioca come se l'è giocata ieri a Garcia, non ha la stessa efficacia. Perché non è costruita così? Perché non ha giocatori così smaliziati? Non so se Massimo è d'accordo. No, è quello che bisogna essere bravi a far quella partita. Eh sì, certo, no, non c'è dubbio. Comunque io non ho detto che la Lazio ha sbagliato l'atteggiamento, io ho detto che ha sbagliato gli ultimi 10 minuti. No, ce l'aveva poi... con me. No, cercavo di entrare nel dibattito. Ma la Lazio... allora, partiamo dal presupposto che gli episodi... ultimamente non stanno girando bene alla Lazio, l'espulsione e il gol contro l'Inter, che comunque è quel punto barra due punti in più, che adesso non staremo qui a parlare di quello che è successo ieri, il doppio palo di Djordjevic, ieri un fallo di Cavanda insomma discutibile, tante cose sono girate a sfavore della Lazio, questo va riconosciuto, però ripeto, gli ultimi 10 minuti, perché è successo anche a me quando giocavo, te la sei giocata, hai avuto la possibilità di andare in vantaggio, come dicevi te Francesca, con Close, sarebbe cambiata la partita. Gli ultimi 10 minuti però io non ti faccio entrare neanche nella mia metà campo e non vengo neanche a disturbarti nella tua metà campo. Certo. A quel punto sarebbe cioè, nessuno avrebbe detto nulla, perché comunque la partita è stata una partita vera, come giusto che sia. Però ecco, questi 10 minuti secondo me la Lazio quest'anno ha il grande rammarico e anche secondo me il sbaglio che è stato fatto di aver buttato via tante partite dominate, dove la squadra spesso aveva anche un vantaggio doppio, e questo è un segno che
Secondo me, da questo punto di vista, la squadra deve crescere, certo. Sì, in personalità e mentalità, perché sennò non diventi mai grande. Ecco, questo era un po' il succo del mio discorso. Che era un po' il senso di quello che dicevo io, che riconoscevo in qualche modo più alla Roma, che ha giocatori più pronti sotto questo aspetto e che ci permettono anche di fare quella partita. Ma visto che tanto comunque il risultato lo abbiamo commentato, anche fatto un po' è l'ultima, perché poi dobbiamo lasciare della partita. Sì, ti chiedo veramente l'ultima. Sì, prego. Ieri sono arrivate poi anche alcune critiche sul fatto che sia stato scelto ancora una volta Gentiletti, terza partita in una settimana dopo un lungo stop, no? E sì. Secondo me è stata una scelta ben precisa, nel senso che nel primo tempo quei lanci che abbiamo visto, il fatto di lasciare impostare ai due difensori che cercavano di bucare in mezzo la Roma con dei tagli, era un qualcosa di studiato, non casuale, e secondo me così sarebbero arrivati anche più punti, nel senso che era una variante che ha permesso alla Lazio di creare qualcosa nonostante una squadra molto chiusa, e una cosa che è mancata molto negli ultimi mesi. Ti chiedo cosa ne pensi. No, sono d'accordo con te. Poi, a parte Gentiletti con De Vrij, la Lazio è tranquilla nel reparto difensivo. Non potrei muovere nessuna critica, perché a questi livelli si confrontano con il giocatore, con il medico, e se lui ha dato l'ok vuol dire che se la sentiva di giocare. È vero che tre partite dopo un lungo stop sono tante, però io anche la partita contro la Juventus ero lì vicino, dentro il campo, e ho visto un ragazzo che sta molto bene. Non mi sento di muovere critiche da questo punto di vista. Purtroppo, ripeto, l'unica cosa adesso sull'aspetto tattico di cui parlavi te, sono assolutamente d'accordo, e tu lo sai come la penso sul fatto della Lazio quando devi impostare. Sia De Vrij che Gentiletti sono due giocatori che lo sanno fare e danno più soluzioni quando deve costruire il gioco la Lazio. Però la cosa che mi fa male, perché comunque chi mi conosce sa che sono anche simpatizzante, è che adesso immeritatamente tu vai a giocarti domenica una partita difficilissima su un campo difficilissimo contro una squadra in crisi, ma che adesso ha una grande possibilità, anche immeritata, visto com'è andata l'annata. Ecco, tutto qua. Massi, ti ringraziamo per il contributo, per averci dato una visione terza da esterno, da che visto il derby con meno coinvolgimento. Noi ci sentiremo più avanti, ti facciamo ancora una volta, non ti arrabbiare, gli auguri di buon compleanno, e poi un giorno però ci prendiamo un po' di tempo, perché ho detto sono anche simpatizzante, io vorrò capire da dove nasce sta cosa. Poi te lo spiegherò per bene. Benissimo, bacioni. Grazie Massimo, grazie, buon compleanno. Ciao, grazie. Ciao. Massimo, io